L'invidia and error 404. L'invidia and error 404. E il fatto è che io ieri avevo pubblicato un video dedicato ad Alessandro Sallusti. Ieri il video mi pare sia intitolato Alessandro Sallusti invidia il capo delle sardine, il giovane Mattia. E a questo video sono arrivati tanti commenti. È arrivato anche il commento di un youtuber il cui nickname è Error 404. È un commento critico, ma è un commento molto intelligente. Io il commento di Error 404 lo metto come link nel riassunto di questo video. È un commento critico, ma molto intelligente. E Error 404 mi dice che se io parlo di Alessandro Sallusti semplicemente come una persona invidiosa di questo Mattia sardine, e vuol dire che non ho argomenti. Io avrei dovuto formulare degli argomenti per controbattere Alessandro Sallusti, che nel corso di una trasmissione televisiva aveva, diciamo così, rivolto una serie di domande al capo delle sardine Mattia. Allora, la questione dell'invidia merita un minimo approfondimento. Ripeto, io ho apprezzato tanto l'intervento di Error 404. Deve trattarsi di una persona intelligente, forse molto di più di un semplice youtuber. Vediamo un po' la situazione. Sì, in apparenza può sembrare che la parola invidia sia eccessiva. Error 404 mi dice: ma perché tu, Serafino Mazzoni, ti limiti a dire che Alessandro Sallusti è invidioso di Mattia? Tira fuori degli argomenti. Bene, allora qua parlo brevemente dell'invidia, anche perché la questione dell'invidia caratterizza un po' questa mia opera. Questa mia opera vi parla del passaggio dal matriarcato al patriarcato. E carissimo Error 404, il patriarcato è caratterizzato dal grande mito, il grande mito è dell'invidia, il grande mito dell'invidia che nutre Lucifero, l'angelo più bello del creato, l'invidia che nutre Lucifero nei confronti di Dio. È un mito, però sappiamo bene che se scaviamo dietro il mito c'è la realtà. Il figlio, Lucifero, l'angelo più bello del creato, Lucifero è stato creato dal Padre Eterno, e invidia il Padre Eterno, si ribella contro il Padre Eterno, cioè la grande lotta tra Lucifero e gli angeli ribelli e Dio e gli angeli fedeli. L'invidia è il grande mito patriarcale, questo. Poi, se guardiamo la Bibbia, c'è un altro grande mito, il mito di Caino che uccide Abele. E perché Caino uccide Abele? Per invidia. E perché Caino nutre invidia per Abele? Perché Caino si accorge che il Padre Eterno vuole più bene ad Abele, e allora Caino, invidioso, uccide suo fratello Abele a bastonate sulla testa. Questo per quanto riguarda l'invidia dei figli nei confronti dei padri, ma c'è anche l'invidia dei padri nei confronti dei figli.
Poi io potrei fare un lungo elenco di padri che hanno ucciso i loro figli, sarebbe un elenco sterminato. Allora, io ho visto in una certa trasmissione televisiva, ho visto in Alessandro Sallusti una forma di invidia. Alessandro Sallusti avrà 60-65 anni, una forma di invidia nei confronti di questo giovane Mattia, capo delle sardine, perché Alessandro Sallusti ha investito Mattia di una serie di domande e quindi ho interpretato l'intervento di Sallusti nei confronti di Mattia, l'ho interpretata come una sorta di invidia. E si dice, ma come fai tu, Serafino Massoni, a stabilire che Alessandro Sallusti è invidioso nei confronti di Mattia? Ma guardate che l'invidia è la regina dell'universo. E voi non sentirete mai qualcuno parlare bene di qualcun altro, molto raramente. Di solito quando noi parliamo degli altri non ne parliamo bene, degli altri ci tiriamo fuori solo i difetti. Sono gli altri che sbagliano, noi no, gli altri sbagliano. E l'invidia la vediamo nei confronti di Mattia. Mattia è un giovane, è anche un giovane è preparato, è capace di dialogare, ma è l'invidia che vediamo nei confronti di Greta. La metà della società inveisce contro Greta, la chiamano la Gretina, come dire una cretina, ma eppure Greta solleva dei problemi reali, che poi non sia facile risolverli tali problemi, è vero, ma i problemi che solleva Greta sono reali. E anche qua c'è una sorta di invidia, è come se gli anziani dicessero, ma tu Greta, cosa vuoi venire ad insegnare a noi? E così nel dialogo che ci fu tra in televisione tra Alessandro Sallusti e Mattia, era come se l'anziano e Sallusti dicesse, ma tu ragazzino Mattia, ma che cosa vuoi? È una forma di invidia, carissimo Error 404. Io comunque ho sentito il dovere di fare questo video, perché il tuo intervento meritava un mio video di precisione. Ma concludo dicendo che l'invidia è la sovrana dell'universo. Va bene, caro Error 404, grazie per il tuo intervento. A te e a tutti voi, tanti cari saluti da Serafino Massoni.